Buonasera, buonasera, ben ritrovati Castiglione Fiorentino, ci vuole un applauso se no non partiamo neanche, ben ritrovati, l'applauso più forte in terza e prima fila, mi raccomando, buonasera, ben ritrovati a Castiglione Fiorentino con la 20ª edizione del premio Fair Play internazionale Menarini e ovviamente è quello che ci piace, lo sport pulito, in diretta su Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre 225 di Sky, sarà una serata all'insegna delle premiazioni ma soprattutto all'insegna di quello che è lo sport che tanto ci piace. Vediamo tantissimi protagonisti che ovviamente ci hanno fatto vivere momenti straordinari. Ovviamente questa sera entreremo nel merito con la consegna dei premi del Fair Play, però ve lo dico subito, sarà una serata allegra, simpatica, dove i protagonisti dovrete essere anche voi, altrimenti se non ci riscaldiamo questa sera non andremo da nessuna parte. Come hai detto tu, siamo premio qua? Fair Play, Castiglione Fiorentino. 20° premio internazionale Fair Play davanti a questo meraviglioso pubblico. Dal 1997! 20 anni. Quindi. Noi siamo arrivati giusto per i pezzi grossi al 2016 con la 20ª edizione. Tra l'altro la cosa più bella, ovviamente, è anche il panorama. Un panorama che bisognerebbe inquadrare ogni 3 secondi con la regia affidata a Pietro Rabide perché è qualcosa davvero di straordinario. Vediamo tanti protagonisti del mondo dello sport, ma io direi di iniziare immediatamente, cara Giorgia e cara Crivello, perché oggi possiamo iniziare subito con la prima clip per le presentazioni, per i premi, ma soprattutto per quelli che sono i trionfi di questa 20ª edizione del premio internazionale Fair Play Menarini, con la prima clip che andiamo a vedere e a scoprire insieme grazie all'aiuto della regia. Vediamo. Una lettera molto molto importante che oggi leggeremo in diretta e lo facciamo con l'aiuto ovviamente della regia, lo facciamo anche con il vostro aiuto, perché il premio Fair Play si contraddistingue anche per qualcosa di davvero eccezionale. È arrivata una lettera, oggi non possono essere qui presenti, però il premio Fair Play è ovviamente un premio con valori importanti. Dalla famiglia Schumacher. Cara giuria, cari amici dello sport e dei suoi valori, cari ospiti, vorremmo cordialmente ringraziarvi per l'apprezzamento e la simpatia che dimostrate per il nostro Michael. Accettiamo questo premio sia come riconoscimento della sua straordinaria forza di volontà, disciplina e talento, sia della sua comprensione dello spirito di squadra, determinazione e lealtà verso i propri amici. Michael è un'icona non solo in campo sportivo. Egli è di gran lunga il guidatore di maggior successo della Formula 1. Nel corso di molti anni si è aperto al mondo rinchiudendosi in un abitacolo. Il gareggiare era il suo modo di esprimere le emozioni, il suo modo di guidare, lottare, sfidare. Come tutti sapete, oggi Michael non è in grado di ricevere personalmente questo premio. E noi tutti speriamo, come sicuramente anche voi, che le cose non saranno sempre così. Siamo felici tuttavia che il nostro caro amico di lunga data, Stefano, che tra poco salirà sul palco più avanti, verrà a ricevere questo premio perché è un uomo magnifico, dei principi integri che perfettamente si addice a titolo del premio Fair Play. Insieme Michael e Stefano hanno condiviso tempi meravigliosi e difficili. A proposito di momenti meravigliosi, in tutti i nostri cuori una grande parte è ancora occupata dalla Ferrari e dall'Italia. Nel ricordo della generosità e passione di coloro che ci vivono e lavorano. Quando era un guidatore attivo, Michele si sentiva sempre fortunato ad essere sostenuto da persone simili e si preoccupava sempre di renderli felici con la sua performance e i suoi successi. Vi auguriamo ogni felicità nella vita. Ebbene, è una bella lettera che è arrivata direttamente dalla famiglia Schumacher, un segno di vicinanza a quello che è il premio Fair Play, ma soprattutto all'impossibilità di essere presenti. Iniziamo la serata, Giorgia? Sì. Però, ripeto, sempre il bello della diretta, che in questo momento è arrivato Stefano Domenicali! Si scrive
Schumacher, ma la pronuncia è molto più immediata e semplice. Mito. Non c'è bisogno di altro per descrivere il vincitore del premio speciale Fair Play e Coraggio, uno che è abituato a rendere semplice l'impossibile e a rendere reali e concrete quelle che sembravano essere pure utopie, suscitando ammirazione commossa, inevitabile ed inestinguibile per chi ama i fenomeni. Ora la sfida più importante, comunque vada, sarà leggenda. Abbiamo visto la clip e Domenicali, di sicuro un momento dove noi volevamo aprire. Adesso abbiamo parlato un po' troppo presto per la pioggia, sinceramente. Io mi sono portato avanti con l'ombrello, comunque no. Quindi ha visto lungo, fatto bene. In questo momento volevamo aprire dicendo cose abbastanza importanti, nel senso che oggi inizia a diventare abbastanza forte anche la pioggia. Non importa. Oggi la famiglia Schumacher ha dimostrato l'ennesimo segno di vicinanza a quello che è un premio Fair Play, ma soprattutto a quella che è la dimostrazione di una famiglia che ha voglia e non vuole smettere di combattere. Sì, è vero. Ma innanzitutto per me è una grande emozione poter essere qui al posto della famiglia, che potete comprendere vive questo momento in una forma molto privata. Michael nella sua vita, nella sua carriera, è sempre stata una persona che ha tenuto tantissimo mantenere privato quello che era privato e pubblico quello che doveva essere pubblico. Quindi in questo momento vi prego di comprendere questa esigenza e questa volontà della famiglia, e quindi insieme ovviamente siamo vicini a lui, vicini a loro. È un momento particolare della loro vita, però mi preme veramente ringraziare a nome della famiglia e di Michael per questo premio, perché devo dire che mai come nessun altro lui incarna i valori di questo premio. E il fatto che in Italia e ovviamente in tutto il mondo sia sentito così forte come persona positiva, come persona che ha sempre dimostrato che i valori sportivi stanno davanti a tutto, beh, è un momento, ripeto, significativo, e proprio in questo momento, in questa fase della vita di Michael, vale ancora di più. E allora, questo di sicuro è un motivo, Giorgia, di interesse, ma attenzione, anche di attrazione per un premio Fair Play, e quindi con Domenicali volevamo racchiudere e volevamo soprattutto iniziare per ovviamente dedicare a Michael Schumacher un ricordo importante, soprattutto di quello che è stato un pilota davvero straordinario. Quindi abbiamo cambiato in corsa la scaletta grazie alla sua presenza immediata. Andiamo subito per conoscere colui che premia proprio, è il premio che arriva direttamente. Assolutamente. Dalla platea. Facciamo salire Piercarlo Bottero, CEO della SEL SRL e l'ex ginnasta oro olimpico Atene 2004, eccolo. Igor Cassina. Buonasera, eccolo qui il premio speciale per la 20ª edizione del premio Fair Play. Prego ragazzi, ciao Igor, eccolo qui. Premio bagnato, premio fortunato, esatto. Quindi ho parlato un po' troppo presto, mi sa, avevamo fatto un patto, qualcuno non l'ha rispettato. Grazie mille, grazie, ci vediamo più avanti nel corso della serata. Grazie e ovviamente saluti alla famiglia Schumacher, che per noi è stata davvero molto molto gentile e cortese per questa lettera abbastanza commovente. Abbiamo qualche ombrello, questo mi sembra abbastanza chiaro. Noi anche tanto, senza, va bene ma così, senza, non è un problema. Rimaniamo, allora sindaco, è inutile che guardi, ti ho detto, vengo a Castiglione Fiorentino. Mi avevi promesso che era tutto a posto, era tutto perfetto, hai organizzato qualcosa di straordinario e poi... colpa tua, va bene. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti, perché adesso arriviamo con il premio per quanto riguarda le fiamme gialle e abbiamo anche qui una clip prima del premio. Regia, andiamo subito a vedere il prossimo premio Fair Play. E allora, eccola la clip che possiamo vedere grazie all'aiuto della regia, ma andiamo subito perché in regia lo stiamo vedendo, quella che è una testimonianza molto importante, e possiamo chiamare immediatamente sul palco Giorgia Andrea Tetti. Buonasera, comandante della provincia della Guardia di Finanza. Comandante, buonasera, ben ritrovato e benvenuto. Buonasera. Benvenuto. Buonasera comandante. Buonasera. Con il premio, oggi possiamo dire che davvero è una serata importante, sempre con il premio Fair Play Menarini all'insegna dello sport che tanto ci piace, lo sport pulito. Assolutamente,
Cittadinanza è impegnata nel promuovere lo sport da moltissimi anni, e il premio che andiamo a consegnare riguarda proprio una giovanissima ragazza che ha già contribuito dei risultati di rilievo, quindi rientra propriamente insomma nella linea di quello che è la tendenza del corpo da tantissimi anni, con un gruppo sportivo prestigioso che è in piedi da tantissimi anni, ripeto. Andiamo subito allora con il premio e con la premiazione. Giorgia? Sofia? Buonasera, eccola qui Sofia Lugugnani, atleta velocista, per un premio d'eccezione con proprio il comandante. Dov'è? Eccola, arriva Giovincella! Come sei giovane! Un premio Ciao, particolare, Sofia. buonasera. Ciao. La consegna del premio, andiamo subito con, eccolo il premio che arriva dalla sinistra per i fotografi. Devo rispettare il patto con i fotografi, mi devo spostare immediatamente. Un applauso, complimenti per uno sport all'insegna ovviamente della lealtà. Premio Fair Play Menarini, 20ª edizione. Grazie, grazie mille e buon proseguimento di serata. Complimenti, complimenti davvero. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buon proseguimento della serata. Grazie. Andiamo velocemente con un altro premio, perché sono davvero tanti, sono per la precisione, cara Crivello 16, sì, il sì. Premio una Fair Play Menarini, sport. Una vita per, lo, per sport. Lo sport. Andiamo immediatamente con la clip. Regia. Perdere una gamba avendo però la forza di non perdere mai la voglia di vincere, ma soprattutto di vivere. La storia di Umberto Panerai è di quelle che assomigliano al più classico degli ossimori, fantastica e atroce al tempo stesso. Ex palantista italiano, vincitore di 2 scudetti e di una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Montreal 1976. Tutto questo prima che nel 1990 un maledetto macchinario della ditta per cui lavorava gli portò via una gamba, ma non la voglia di vivere e di lottare, perché Umberto Panerai qualche anno dopo fu protagonista come preparatore atletico in Nuova Zelanda per le finali di Coppa America con Luna Rossa, un uomo con la U maiuscola, amante dello sport, della vita, ma soprattutto delle sfide, anche quelle impossibili come la sua. Umberto Panerai, buonasera, eccolo qui, sta per arrivare Umberto Panerai, la clip per il pallanuotista argento a Montreal nel 1976, dove ovviamente adesso con la pioggia si è un po' dispersi nella piazza. Andati in municipio, anche se non è comune. Panerai, eccolo qui, buonasera, la clip è piaciuta? Buonasera. Andava bene, Panerai? Perfetto. Vabbè, momenti indimenticabili, 76, ma soprattutto non si vive di solo ricordi, si guarda anche avanti. Esatto, quello che ho avuto modo di dire, questo riconoscimento è una cosa importante, perché non è un punto di arrivo, ma è un impegno, è un punto di partenza, perché avere il premio Fair Play vuol dire aver rappresentato qualcosa nello sport, ma forse anche nella vita di tutti i giorni, e questo è un impegno che io prendo e spero di riuscire a portare avanti e meritare da qui a per sempre. Andiamo subito allora con colui che premierà proprio Umberto Panerai con le emozioni del 76 a Montreal. Giorgia? Allora, premiano Umberto Panerai, Alessandro Concettoni, il presidente dell'ente Ferristori. Buonasera. Buonasera. E Ruggero Alcanterini, benvenuto. Presidente del Buonasera. Comitato Nazionale Fair Play. Ecco il premio per il Fair Play. Andiamo, la saluta la Crivello, ecco qui presentazioni, dopo i numeri di telefono facciamo subito dopo, non c'è problema. Dopo, giustamente, non ce l'abbiamo. Foto e la consegna del premio per i nostri fotografi, il consegno del premio per Umberto Panerai, eccolo qui. Grazie. Momento della consegna per Umberto Panerai. Con quello che possiamo dire che è stato un momento d'oro vissuto a Montreal nel 1976, grazie alla presidente ente Ferristori, con il presidente del Comitato Nazionale Fair Play, Ruggero Alcanterini, per quanto riguarda questi appunto premi. Qui è un po' bagnato, lo sistemiamo, ma tanto comunque a casa. Anche questo è fortunato. Sono tutti fortunati. Grazie, grazie Panerai, complimenti, complimenti. E ovviamente è stato qualcosa di eccezionale e straordinario. Umberto Panerai. Montreal 1976, tu Crivello nel 1976, nascevo 20 anni dopo io praticamente. Adesso facciamo, quando? No, 10 anni dopo più o meno, un po' di più, 13 anni dopo, a questa età già si toglie gli anni. Allora, complimenti a tutti i fortunati, ma soprattutto coloro che non stanno mollando, perché non bisogna mollare. Domani 40 di febbre avete, hai visto, sei fortunato, tu sei furbo, perché così domani dici non vado al lavoro, presento il certificato medico, sono a posto. Ma non è, vatti a coprire se hai problemi, vai a coprire, come ti chiami?
Sì, ho capito tutto, bravo. Hai capito? Ma come sta? Ma leva qualcosa, o rimani e dimostri di essere un temerario, oppure vai via e vai lì sotto la pioggia. Però ha vinto la signora dietro, per... No, allora, adesso diamo un altro premio. Non è quello fair play, ma è quello della resistenza. Vediamo quelli che si coprono in maniera più originale, non dalla pioggia, ma da questo diluvio. Buonasera, ben ritrovati. Ricominciamo tutto da capo, perché davvero mi sembra qualcosa di eccezionale. Oggi abbiamo visto le previsioni. No, tranquilli. No, però non per piove, dire... non piove. Però per dire la verità, aspetta una gocciolina. L'unica che ha detto, guarda, ho visto le previsioni quelle giuste, è stata la Crivello. E ha detto, guarda, che... Non la vedo molto... tanto bene, non però. Non sono molto ottimista. Benissimo. Diluvio universale su Castiglio in Fiorentino, ma adesso andiamo avanti sempre con il premio Fair Play Internazionale, la 20ª edizione. Menarini con Arriviamo sul mondo del calcio. Esatto. Eccola qui. Allora, siccome il mondo del calcio a te piace tanto, molto, mentre a me piace tutto il resto per quanto riguarda gli sportivi, qui abbiamo una clip per, diciamo, il premio con il gesto. Il gesto. Adesso cosa vorrà dire? È libera interpretazione. Aspetti, aspetti. C'è prima la clip per il premio Fair Play, il gesto. Clip, regia. Andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Si parla di calcio. Rispetto, cultura sportiva e responsabilità. Sono queste le forze promotrici che Andrea Bodi ha individuato per scrivere pagine inedite per il calcio italiano. In un mondo spesso dileggiato per valori distanti da quelli della sportività, l'iniziativa congiunta di Lega Serie B e DAIA sa di rivoluzione. Ne sentivamo il bisogno, che il cartellino verde divenga ordinario, che il fair play diventi lo sfondo del calcio che ci piace. Allora, il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abadi. Presidente allora, vieni qua, beccati pure sulla pioggia adesso, non è che io mi devo bagnare, arriva Abadi. Buonasera. E non si bagna. Presto, buonasera. Buonasera, benvenuto, hai visto? Tanto noi siamo pronti a tutte le stagioni. Ma pronta cosa, che ti stavi coprendo, presto. Vabbè, quando si può, uno adesso si copre. Adesso sei qua con me tutta la serata, eh? Con piacere. E allora, scusate se mi prendo la finestra, per il presidente, sul calcio sono un po' più ferrato e quindi conosco meglio rispetto agli altri, ovviamente, protagonisti del resto dello sport. Adesso smette, eh? Ah, è una notizia. Allora, sei proprio, oltre che informato press, ma sei anche potente, dove non riusciamo noi, tu riesci. Crivello, vieni qua a prendere, sì, le distanze dal presidente della Lega di Serie B. Il gesto, ce lo spieghi chi ovviamente non il sa gesto di cosa stiamo parlando? Allora, intanto grazie per la presentazione, grazie a questo premio internazionale, a Menarini. È un premio alla persona, ma è un premio alla categoria. È un premio soprattutto a chi ha avuto l'idea, perché non l'ho avuta io. L'ha avuta il comitato etico della Lega, e quindi qui c'è un rappresentante del comitato etico che premierete più tardi, che è Marino Bartoletti. C'era l'idea di riconoscere qualcosa ai comportamenti straordinari, ma non tanto per darlo questo cartellino verde, tanto quanto per richiamare il senso della responsabilità che chi vive nel calcio, di calcio, con tutti i ruoli possibili, dal dirigente all'allenatore al calcio di codore ancora di più, dovrebbe avere. E anche l'arbitro, tutto sommato. Assolutamente, certo. Lo abbiamo assegnato questa titolarità all'arbitro, non li abbiamo dati perché gli arbitri non hanno ravvisato comportamenti straordinari. E qualche giornalista mi ha detto, ma questa cosa qui allora non funziona. Soliti giornalisti. Non abbiamo spiegato che il problema non è tanto appunto assegnarlo, quanto di tanto in tanto richiamare a noi stessi quella responsabilità che è necessaria perché si possa dare il buon esempio. Non a caso avete parlato di responsabilità, appunto di esempio e di rispetto, perché c'è qualcosa che ci unisce come Lega, come campionato a questa serata. Loro, voi, noi questa sera celebriamo il fair play. Noi cerchiamo di ribadire ogni volta nei nostri comportamenti il rispetto, che è un grande contenitore valoriale. Dopodiché non vuol dire che richiamandolo abbiamo già capito tutto, no? Però stiamo cercando di piano piano di recuperare il senso del rispetto della nostra persona, della competizione, dello sport in generale, non soltanto il calcio, del nostro avversario, del contesto, del pubblico, della storia, un sacco di cose che ci potrebbero aiutare ad essere non soltanto sportivi migliori, ma probabilmente anche cittadini migliori. Quindi prendo questo premio, lo condivido con tutta la nostra comunità sportiva, sperando magari di non assegnarlo, ma comunque di richiamare appunto quei principi. Però, visto che siamo a fine stagione e a inizio stagione, qualche nome voglio farlo, perché forse qualcuno questo cartellino verde lo avrebbe meritato. Forse lo avrebbe meritato Massimo Oddo quando, alla fine di un playoff palpitante, è sceso nella banchina perché è leggermente interrata ed è andato a abbracciare il suo collega Sanse Cosmi disperato, il giovane che dà una carezza, un abbraccio e consola il veterano, un segno importante. Lo avremmo forse potuto
dare a De Sena, il capitano del Cagliari. Poco dopo la frattura, in uno scontro di gioco, ha accettato, è stato il primo scuse, ad accettare le scuse del giocatore che gli ha procurato la frattura, Colì del Brescia, che l'ha tenuto fuori dai campi per 6 mesi. Forse avremmo potuto darlo a Morosini del Brescia, che subito dopo la strage di Parigi ha fatto un gol e il primo pensiero che ha avuto è prendere la bandiera francese e guardare al cielo. Forse l'avremmo potuto dare a Paolo Faragò, avendo capito un fallo di rigore clamoroso, oggettivamente clamoroso, non ha protestato. E mi fa piacere per due motivi ricordare Paolo Faragò, perché oggi è esattamente un anno che Paolo, insieme a tutti i suoi compagni di squadra e lo staff della nazionale italiana, che peraltro è lo staff di B-Italia, celebriamo il primo anno della medaglia d'oro delle Universiadi, che è un tema che in Italia si sottovaluta ma che negli altri paesi del mondo sportivamente più evoluti vale tanto quanto le Olimpiadi. E lo ricordo perché quando subì quel fallo molti giornalisti dissero, scrissero, beh, ma non ha neanche protestato, quindi si vede che non era rigore, senza capire che il vero campione quando subisce il fallo non protesta, e non è quello il segno che lo abbia subito o meno. Quindi grazie ancora. Quattro cartellini verdi solo per buttarla a lei e il presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, quattro esempi calzanti, complimenti al presidente della Lega di B, Andrea Bodi, e passiamo al premio, Crivello. Per celebrare appunto il tuo fair play, Marcello Marchioni, dirigente del CONI, e la leggenda Giancarlo Antonioni, eccolo, ambasciatore il premio per il presidente Abodi della Lega di Serie B. Qui arrivano pezzi da 90. Antonioni. Buonasera Antonioni, ben ritrovato. Buonasera. Eccola la consegna del premio, prego. E questa è un'emozione grande, perché ricevere un premio da un monumento del calcio. E adesso è c'è una anche bellissima la foto. Cosa. Eccola qui, prego, al centro dove c'è la X verde, altrimenti il fotografo. Ed è un grande dirigente sportivo. Mi sta minacciando. Mi sono incollate le pagine, ma fa niente. Ma sta smettendo di più. Ma io farei un applauso al nostro pubblico che non molla. Sì, grazie. La signora all'Inter, Zafila, un fenomeno. Dobbiamo andare avanti. Dopo Andrea Abodi abbiamo un'altra clip per il fair play Menarini, quando bisogna dire. È il vero senso della parola, soprattutto per noi, per me, per noi che facciamo questo mestiere, narrare emozioni. Ma lui ha scritto pagine indimenticabili della storia del giornalismo sportivo nazionale. Clip, regia, grazie. Ha vinto i premi più prestigiosi del giornalismo non solo in campo sportivo, è stato membro della commissione interministeriale per la riforma dello sport nella scuola, è stato direttore scientifico della sezione sport dell'enciclopedia Treccani, è stato commentatore per il Giro d'Italia, per la Champions League, per gli europei, per i mondiali di calcio, nonché per le Olimpiadi. Il suo nome, Marino Bartoletti, nel mondo del giornalismo è conosciuto da tutti. Marino Bartoletti, un nome, un cognome, una garanzia. Anche qui mi sa che mi devo inchinare. La storia a Castiglione Fiorentino, altro che premio per play. Invidio la bravura, invidio l'eleganza, invidio anche però, diciamo, l'abbronzatura. Complimenti, è tutta direttore. È tutta Toscana. Invidio il vostro eroismo. Qualcuno ha fatto un applauso ai conduttori? Per vabbè, qualcuno l'ha lasciate fatto. Gli ombrelli la per un attimo. La signora non l'ha fatto, bravo. Grazie Marino, perché sennò altrimenti qui... Vabbè, però sta smettendo. Direttore, narrare emozioni, traduzione sportiva, grazie. Intanto il primo premio subacqueo della mia vita, questo devo dire. Anche la mia prima conduzione. Ed è una grande emozione il fatto che, forse non lo sai Michele, io questo premio l'ho preso esattamente 20 anni fa all'esordio, assieme a delle persone meravigliose, alcune delle quali ho ritrovato qui, e mi candido per prenderlo fra i prossimi 20 anni. Le emozioni, guarda, a me piace sempre dire che ci sono degli episodi e degli uomini che hanno fatto la storia di questo paese che non sono nei libri di storia, e molto spesso questi episodi, questi uomini e queste donne sono episodi, uomini e donne di sport, ricordiamocelo sempre. Assolutamente, davvero un grandissimo applauso al direttore Bartoletti. Qui abbiamo il primo premio nel 96, quando la Crivello faceva la settima. 97, guarda, neanche 97. Valentino Rossi 97. È arrivato a vincere un premio, un gran premio a 20 anni di distanza. Sì. Però adesso il record la terza elementare. Faccio la terza elementare, direttore. Io facevo qualcosa di più. Il direttore vinceva il premio e la Crivello la terza elementare. Esatto. Andiamo con il premio, Giorgio. Arezzo e Italo Cucci, ambasciatore. Benvenuto. Per play. Buonasera, benvenuto anche per lei, premio subacqueo.
gli organizzatori sono straordinari. Prego. Hanno detto facciamolo il 13 luglio, che tanto c'è il sole alle 22. Dov'è Italo Cucci? Grazie. Aspettiamo Italo Cucci. No? Arriva Italo. Vabbè, Italo Cucci è andato in una persona a cui debbo molto, Italo Cucci, a cui tutti noi dobbiamo assolutamente molto. Assolutamente, è un personaggio e un'icona del giornalismo, però mi sa che con l'acqua se ne è scappato. Adesso ce la diciamo qui internos. Italo comunque incombe su di noi e per quanto mi riguarda, dato che mi ha premiato tanti anni fa assumendomi il Guerin Sportivo, beh, per quanto mi riguarda mi avvicino va bene così. E allora il premio cercasi Italo Cucci, che secondo me si è nascosto in regia dopo il diluvio di Castiglio Fiorentino, ecco, a favore dei fotografi Marino Bartoletti, premio Fair Play Internazionale. È arrivato? È arrivato, vabbè, grandi Chiara e Angelo, gli organizzatori, che... ecco Italo. Allora, direttore, lei è... direttore Italo Cucci, buonasera. Marino Bartoletti insieme. Allora, mi serve un telefonino, mi devo fare un selfie poi. Mi date un telefonino, devo fare il selfie qui, sennò no, a casa non mi credono. Consegna del premio al centro. Qualcuno mi è testimone che in contumacia gli ho detto tutta la mia riconoscenza. Grazie. Eccolo qua, complimenti, complimenti, il premio, grazie mille. E allora, noi dobbiamo andare quasi in fascia pubblicitaria, però aspetta, allora Crivello vieni qua, è la prima volta che posso fare una foto con le icone del giornalismo sportivo. Questa poi me la mandi, non ti do neanche un euro, te lo dico già, fotografo. Allora, sono stato bravo finora, è bravo. Allora, foto con, ma pure con me, non solo con la Crivello, Cucci! Vabbè, come se... Vabbè, faccio con Bartoletti. Beh, grazie così. Eccolo, qui la foto ci voleva ci per siamo due conosciuti cose. Ieri sera, durante la tua trasmissione non siamo già diventati amici. Cucci. Io chiedo la foto e la fa con la Crivella, ma ti sembra, direttore? No, scusami, ma ho capito cosa, scusa. La foto la volevo io, non la Crivella. Non ho bisogno di parlare. Ciao. A dopo, Italo Cucci, il premio per Marino Bartoletti. Grazie. Grazie, è stato un onore, grazie mille. E allora, noi ci dobbiamo fermare perché per tra pubblicità? Poco... esce, no, che per la pubblicità, perché tra poco arriva il sole qui su Castiglion Fiorentino magari. E il sindaco in prima fila. Allora, sono sei mesi che dici, vieni a Castiglion Fiorentino e mangiamo la chianina e mi ha spiegato che deve stare 23 gradi sotto lo zero, che poi esce la muffa. Io ho detto, ma come mi fai mangiare la carne con la muffa? E lui ha detto, no, funziona così perché dopo è più buona, la sistemi. È più saporita. All'interno è più saporito, me mi cadrò la pioggia, dai. Comunque, davvero siete straordinari perché la piazza, credetemi, da casa, per chi ci sta seguendo su Sport Italia non mi credono, dicono vabbè, questo dirà solo bugie. È vero, è gremita. È vero che c'è uno nella sala consiliare, perché siamo in piazza municipio. È vero che c'è uno lì a casa di quell'altro. È vero che stanno tutti qui dietro, però è quasi gremita. La clip, perché qui davvero stiamo parlando con la storia, non d'Italia, non d'Europa, ma del mondo. Regia, clip, grazie. I record ne ha collezionati a non finire. Le sue prime volte hanno scritto la storia delle lunghe distanze che ci ha abituati a ricoprire con la leggiadria della fuoriclasse. Retaggio di un'infanzia passata di corsa e a piedi nudi, tramutatasi in carriera da campionessa e sfociata in un impegno nel sociale, diventato la sua vittoria più importante. La promozione della pace e l'identificazione dello sport come fattore di unità e fratellanza, i motori della sua attività. Se ci fossero più Tecla Lo Rupe, il mondo sarebbe migliore. La storia, vado a prenderla, Tecla Lo Rupe, vengo fino in fondo, signora grande, benvenuta in Italia. Ci facciamo anche una foto dopo? Thank you very much, eccolo qui, benvenuta. Hello, ragazzi, nice to meet facciamo you. Un applauso bello. Thank you very much. Complimenti, straordinaria. La traduzione funziona? Traduce la Crivello? Benissimo, Crivello traduci tu, sì. Mi raccomando. Perché qui parliamo di premio Fair Play, Tecla Lo Rupe, parliamo di 5 ore mondiali, mezza maratona, ma soprattutto a proposito di premio Fair Play, la sua fondazione valorizza lo sport per porre fine ai conflitti. Possiamo dire che davvero qui lo sport c'entra ben poco, stiamo andando davvero oltre per porre fine a tutti i tipi di conflitti. I want to congratulate the people who came meet this award. Voglio ringraziare per questo evento. I want to say thank you to the jury. Voglio dire grazie agli organizzatori. To the sports personality. Alle personalità del mondo dello sport. And of course to the government of this country. E ovviamente anche al governo di questo paese. Let me say, as a sports person, without peace. Lasciatemi dire che se non ci fosse la pace there will be no sports.
non ci sarebbe spazio per lo sport. What I'm getting today is because of what I did. Il premio che ricevo oggi deriva dalle mie esperienze di vita. It's a great honor. Our sports is something special and unique to the whole world. I nostri sport sono qualcosa di speciale, di unico per tutti noi. There is no political goal. Non si tratta di uno scopo politico. When I see today the award that I'm going to get it. Quando ho visto il premio che avrei ricevuto questa sera, it is because some people. Ho pensato che lo stavo per ricevere. Who did not have a political ambition. Grazie al fatto che alcune persone che non avevano alcuna ambizione politica lo desideravano. So they need to give somebody who has given back to the community. Volevano dare questo premio per il bene della comunità. So I'm really honored and I just want to congratulate all. Quindi sono davvero onorato e voglio congratularmi con tutti voi. All the people who received the award. Con tutte le altre persone che hanno ricevuto questo premio categories. Speciale di tutte le categorie. And when I see about Schumacher, what he got is something special. E ciò che hanno detto anche i premiati prima di me è davvero speciale. And the message that he gave all of us today. E il fatto che siamo tutti qui insieme oggi. It is something to take home. È qualcosa che dovremo tenere con noi, portare a casa. Before I stop, I just want to wish all the athletes of Italy successful in Rio. E auguro all'Italia di avere molto successo alle Olimpiadi di Rio. Ce lo auguriamo naturalmente anche noi, abbiamo bisogno di una benedizione importante come la sua, ma soprattutto vorrei far notare una cosa, che tutti i premi finora sono stati bagnati, arriva lei e qui la pioggia è andata via. Arriva il premio, Giorgia, con il... Assolutamente, Piercarlo Bottero, CEO di SEL SRL, e Alessandra Guidi, il prefetto di Arezzo. Direttamente da SEL, eccolo qui, ben ritrovato, premio d'onore al centro del palco cortesemente. A favore di camera, a favore dei nostri fotografi, al centro la signora Degla Lorupe, atleta keniota, 5 ore mondiali in mezza maratona. Complimenti, benvenuta in Italia e grazie mille, grazie. È il caso di dire qua veramente quando lo sport per la pace fa davvero emozionare. Grazie signora, grazie, salve, grazie mille. Grazie. Grazie gentilissimi, un premio davvero straordinario ed eccezionale. Vieni al centro dove c'è la X verde, mi dice ancora il fotografo, che adesso giustamente, allora fai una foto anche a noi perché continui a fare foto, ci facciamo una bella foto così almeno siamo tutti felici e contenti. Che premio vuoi adesso decidi tu, tanto la scaletta la comandi tu. Va bene tutto, benissimo, basta non ci sia la pioggia. Dobbiamo andare su un premio Fair Play per la pace e l'abbiamo seguito perché davvero è stato un premio molto molto importante, ma adesso un premio dove si va oltre lo sport e dove lo sport non si ferma ma va appunto oltre ogni manifestazione e oltre appunto lo sport. La clip, regia, grazie. L'obiettivo di rendere lo sport fruibile a tutti non è più solo un sogno. Tutto questo grazie alla Wheelchair Sport Firenze Voltirosse Menarini, società presente in Toscana da ben 11 anni e in grado da sempre di offrire in tutta la regione un'opportunità ai ragazzi meno fortunati, dando loro la possibilità di giocare, di allenarsi, ma soprattutto di superare gli ostacoli delle barriere culturali e architettoniche. Una realtà davvero straordinaria che col passare del tempo ha raggiunto risultati davvero incredibili e soddisfazioni enormi, visto che nel campionato giovanile 2015-2016 le Voltirosse Menarini hanno dominato il torneo assicurandosi addirittura l'ingresso nelle Final Four. Le Volpirosse Menarini, buonasera e benvenuti sul palco di Castiglione Fiorentino. Benvenuti ragazzi, prego. Ciao ragazzi. Il palco è tutto vostro, viva lo sport, benvenuti, benvenuti. Ciao ragazzi, avanti, 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 venite, il palco è tutto vostro, ben ritrovati. Il basket in primo piano, dove regna lo sport, andiamo ancora più avanti ragazzi, complimenti, saluto tutti, me ne manca uno, eccolo qui, piacere, ciao, complimenti ragazzi. E allora abbiamo detto
Prego, allora, lo sport oltre lo sport. In questo momento dobbiamo dare un premio davvero particolare, ma arrivano non due grandi campioni. Voi siete appassionati di basket, mi sembra abbastanza chiaro, e quindi ovvio che questi personaggi non sono personaggi, ma non sono neanche delle icone, sono dei miti. E allora, questa ti tocca. Io, aspetta, questa la foto la voglio, poi me la mandi, ti do l'indirizzo mail, se non mi mandi. Io sono appassionato di calcio, però questi sono personaggi top, top, top. Vai! Per le Volpi Rosse abbiamo Sasha Danilovic e Roberto Brunamonti. Danilovic e Brunamonti, ma guardate qui chi c'è, c'è il top del basket che ha fatto la storia. Complimenti, buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuto. Allora, rubo un microfono. E allora, eccolo, grazie mille, grazie, gentilissima signora, molto bene. E vabbè, e qui stiamo parlando davvero. Allora, non so se ci rendiamo conto. Parli tu, eccolo qui, questo lo ritira per le Volpi Rosse, ritiri tu, vai, mantengo il microfono. Allora, stiamo parlando due grandissimi personaggi e questo è un po' il titolo, lo sport oltre lo sport, sì. Quando non bisogna mai fermarsi. Sì, è un po' il titolo, sono molto emozionato a ritirare questo premio. Permettetemi di ringraziare prima di tutto la Menarini, che con il suo continuo e costante sostegno ci permette di svolgere tutte le attività che ci vedono protagonisti. Non solo quella sportiva, che come avete visto nella clip, diciamo, va bene e va sempre meglio, ma anche l'attività sociale, quella nelle scuole, di andare dai ragazzi a insegnare quello che facciamo, a far vedere quello che facciamo e a far vedere che davanti alle difficoltà non bisogna mai fermarsi, e le difficoltà possono essere di ogni genere. Grazie. Perché le difficoltà possono essere di ogni genere, noi gli portiamo la nostra piccola esperienza personale e il messaggio che vogliamo dargli è proprio di non arrestarsi davanti a un ostacolo, davanti a un qualcosa che ci può bloccare, ma di trovare tutte le strade, di trovare tutte le energie in se stesse per cercare di superare quel momento, per cercare di superare quell'ostacolo, per cercare di superare anche quello che per noi, per esempio, può essere uno scalino, no? Io mi trovo davanti allo scalino e non mi posso fermare, io devo salire su questo palco. Ci saranno i modi, i tempi e le accortezze per riuscire a farlo. E penso che oggi questo premio sia qui a dimostrarlo. Complimenti, mi dici il tuo nome? Alessandro. Alessandro? Lorenzo. Lorenzo? Domenico Giorgio e Giorgio, grandi applausi per i nostri quattro campioni. E allora, è una battuta volante, dobbiamo dire davvero, questo è l'ennesima dimostrazione dove, lo dicevamo nel titolo, lo sport va oltre lo sport, e questi sono davvero dei grandi esempi. Buonasera a tutti, io veramente sono onorato e mi fa molto piacere d'aver dato questo premio a questi ragazzi con quali li ho conosciuti l'anno scorso, abbiamo fatto anche un video insieme e mi sono divertito insieme al mio amico Carlton Myers, bisogna dirlo, e li ammiro molto. Ci vuole un gran coraggio, un gran forza di fare delle cose che fanno loro, e guarda che non è facile per niente fare quello che fanno loro, a giocare al basket, e li ringrazio ancora. E sono veramente onorato, grazie. Sasha Danilovic, argento olimpico, Atlanta 96, 4 ore europei, ma qui abbiamo anche argento olimpico, Mosca 1980, un oro europeo nel 1983, ma davvero la storia, Roberto Brunamonti. Il basket a volte davvero può unire in maniera straordinaria e possiamo dirlo uguale. Sì, buonasera a tutti, non solo questo, credo che può dare anche un senso a questi ragazzi, gli sta dando un senso, gli sta dando un obiettivo. Le parole dell'allenatore credo siano state importantissime, avevo i brividi quando parlava. Noi abbiamo fatto lo sport, l'impedimento poteva essere l'allenatore non mi fa giocare, l'arbitro non mi fischia fallo, cioè queste erano le nostre problematiche, le loro sono ben diverse, quindi penso che si meritino tutto l'applauso del pubblico qui e spero che la pioggia ci aiuti ad andare avanti, che non piova, perché loro meritano questo palco. Grazie, grazie i nostri top player, grazie. Ma attenzione, una foto per
una squadra, possiamo dirla, una squadra Volpi Rosse che davvero ha dimostrato qualcosa di eccezionale. Sono tutti tuoi per i nostri fotografi e per immortalare un momento magico con Roberto Bruno Monti e Sascha Danilovic. Grazie e viva il basket e viva il grande movimento della palla canestro. Però adesso dobbiamo passare dal basket, dopo le Volpi Rosse Menarini, dobbiamo passare invece al premio Fair Play per quanto riguarda uno sport che non è il basket, però bisogna essere comunque un po' più alti, alti uguali, sì. Un po' di più, dai. Clip, vediamo, prossimo premio. Fa parte della cosiddetta generazione di fenomeni, è stato uno dei più grandi schiacciatori della nazionale italiana di pallavolo, pardon, della pallavolo mondiale. 10 anni con la Panini Modena, dove vince praticamente tutto, scudetti, Coppa dei Campioni, Coppe CED e Coppa Italia. Ma non basta, perché fa il bottino anche con la Sisley Terriso, con l'Iveco Palermo, per poi vincere ancora con Modena lo scudetto nel 2001-2002. 303 presenze con la maglia azzurra, Luca Cantagalli non ha bisogno di presentazioni. Bazooka, chiamato così da tutti, è stato 2 volte campione del mondo, 3 volte campione d'Europa. Un argento olimpico, 2 ori mondiali e devo urlare ancora di più, 3 ori europei, Luca Cantagalli, eccolo qui, qui passiamo da un gigante dello sport ad un altro, complimenti, premio Fair Play, Menarini, 20ª edizione e qui davvero i giganti dal basket al volley. Che giudizio dai dello sviluppo del mondo del volley italiano, soprattutto negli ultimi anni, perché comunque uno sviluppo c'è stato anche rispetto a quelli che comunque sono stati anni trascorsi importanti? Diciamo che lo sviluppo è sempre buono, quello che ultimamente sono mancate un po' le vittorie e questo ovviamente ci ha penalizzato, essendo noi uno sport, diciamo tra virgolette, minori, ovviamente le vittorie della nazionale portano grandi immagini, quindi questa negli ultimi anni un po' ci è mancata. Siete una dinastia di vincitori, che segreti hai tramandato e soprattutto un'educazione sportiva a tuo figlio Diego ad esempio? Beh, è chiaro che essendo genitore ho cercato di tramandare quello che io ho imparato soprattutto nello sport, perché ho vissuto sempre nell'ambito sportivo, quindi soprattutto l'umiltà, che credo sia la base di ogni persona buona, di sani principi, ovviamente anche i valori dello sport che sono importantissimi. Andiamo con il premio, Giorgia? Ennio Troiano. Salutiamo Ennio Troiano. E la leggenda della pallavolo, Paolo Toffoli. Buonasera, ben ritrovati e benvenuti sul palco di Castiglion Fiorentino. Buonasera e benvenuti. Eccolo qui, i colossi per analizzare un premio Fair Play. Eccolo qui, la foto per i nostri fotografi. Il vostro gruppo comunque adesso è parte molto attiva nell'impegno del Fair Play. Possiamo dire che davvero siamo arrivati quasi ad una svolta epocale. Ma sì, insomma, io penso che insomma, questi premi qui sono anche importanti, io l'ho ricevuto 10 anni fa, Luca è meritatissimo, quindi spero che dobbiamo diventare degli esempi per i giovani e quindi comportarsi bene sia la cosa fondamentale. La pallavolo com'è cambiata rispetto al vostro periodo d'oro? Perché c'è stato un periodo d'oro, adesso però è cambiato, questo mi sembra un dato abbastanza oggettivo. Ma sì, è cambiato soprattutto dal punto di vista fisico. Adesso 30 anni fa magari c'erano giocatori alti 1,90, bravi a giocare tecnicamente, adesso sono giocatori di 2 metri che si muovono come giocatori di anni fa, alti 1,80, quindi è molto diventata fisica, più veloce e naturalmente si è evoluta. E allora, consegna del premio, foto, siamo al centro del palco di Piazza Municipio di Castiglion Fiorentino, grazie per un premio davvero speciale, premio Play, questo lo diamo, lo tengo tutto io, faccio la collezione, porta a casa dopo, eccoli qui con i nostri microfoni, adesso prossima clip, niente, no, non ce la facciamo, sindaco, ti ho detto, fai una intrallazza, cerca di fare qualcosa, tanto potevi fare una bella ordinanza contro la pioggia, non hai fatto neanche quello, te l'avevo chiesto, sei stato perfetto in tutto. Un applauso al sindaco. Applauso al sindaco, applauso perché sindaco. L'organizzazione con Angelo, con Chiara è stata davvero impeccabile, però l'ordinanza meteorologica ci è mancata. Il prossimo premio è sul personaggio Mito, clip, vediamo il personaggio. We'll be right back.
La storia della ginnastica probabilmente l'ha scritta lui. No, non stiamo esagerando, perché il nome di Alexei Niemov è una vera e propria sentenza nel mondo dei ginnasti. 12 le medaglie olimpiche vinte tra i giochi di Atlanta 96 e Sydney 2000, in più 5 podi ai mondiali, il riconoscimento ad un campione che già all'età di 7 anni si allenava tutti i giorni e che col passare del tempo ha regalato al mondo un mix di pathos, potenza, ma soprattutto spettacolo. Lo stesso che mise in scena in Australia nelle parallele asimmetriche, nella gara a cavallo con le maniglie e nella prova a squadre. Risultato solo ori per un totale di 6 medaglie in una sola Olimpiade, come accadde ad Atlanta del resto, come può accadere solo ad un vero e proprio fenomeno. Alexei Niemov, ginnasta, 12 medaglie olimpiche, ma di cui 4 sono medaglie d'oro. Vengo a prenderti fin qui, hai visto? Soltanto, anche perché lì non piove. Buonasera, vieni al centro del palco. C'è un po' di carica, un po' di carica italiana. Vai, me li carichi un po'. La pioggia, qui la grande, cosa sarà mai? Dai, caricami tutti i nostri ospiti. Dobbiamo un premio del personaggio mito, anche perché qui, in vista delle prossime Olimpiadi, 2 Olimpiadi di fila, hai raccolto ben 6 medaglie. 6 medaglie, attenzione, Atlanta 96 e Sydney 2000. Come sei riuscito a battere questo record e soprattutto come l'hai ottenuto? First of all, buonasera. And, grazie mille a tutti gli organizzatori. Vedete? Bravissimo! Premio internazionale Fair Play. Menarini. Grazie mille. 20ª edizione. Sì. Però non lo ripeto. Adesso lo esagerai, mi volevo allargare un po', dai. This couple words teach me Yuri Keiki. You know Yuri Keiki? Maybe. Grazie Yuri. Yura, grazie. And first of all, I want to say, when I was 6 years old, my mom brought me in gymnastics. La mia mamma mi ha introdotto al mondo in della this, ginnastica. Name of the city this when I where I'm born. Toglietti. Nella città dove sono nato, Toglietti. Somebody knows who's Palmiro Toglietti. Forse voi lo conoscete perché prende il nome Italian da Palmiro Togliatti, un comunista italiano. La città dove sono nato prende il nome da lui. Sei uno showman praticamente. Adesso rimane lui, me ne vado perché abbiamo capito come funziona. Grande. Anche oro della conduzione, se vuoi, oltre quelli olimpici. Perché no? Me ne vado. Next time. Va bene, più avanti. And first my international success was Arezzo. Il mio primo successo internazionale è stato nel 1992 ad Arezzo, per i campionati junior. E ho vinto 6 medaglie in quell'occasione. That's why I love Italia. Però non mi hai risposto ed è il motivo per cui amo l'Italia. Italiano vero. Va bene, il record come l'hai battuto? Questo record di addirittura sia ad Atlanta nel 96, Sydney nel 2000, queste doppiette straordinarie. Many works, you know. Tanto lavoro. Jump, many jump, and of course. Tanto lavoro con i salti. My favorite gymnast is Yuri Keiki from Italy, you know. Che è italiano. And, sono sicuro che lo Igor conoscete. Cassino. Sì. E Igor Cassino. This guy, best of high bar. Credo grande, che sia davvero una grandissima persona. Thank you very much. Filmando, ti sta filmando. You are the best. 12 medaglie olimpiche, 4 ore. E allora, adesso l'unica cosa prima del premio, il fotografo lo vuole sapere, il bicipite, quale è più grande, se il mio o il tuo. Visto? Che roba è, dai, guarda. Yes. Bravo. Andiamo di premio, hai visto? Abbiamo fatto la gara del bicipite. Bene, andiamo subito. Posso dare un'altra info? No. È al 7º posto in assoluto degli atleti che hanno vinto il maggior numero di medaglie. Quindi, ragazzi, un grande applauso. Complimenti, arriva il premio. Assolutamente, abbiamo con noi Giorgio Goretti, CEO di Semetica SRL, la storia della canoa Agostino Abbagnale. Anche lui 3 ore olimpici e 2 ore mondiali. Buonasera, benvenuti a Piazza Municipio di Castiglione Fiorentino. Buonasera. Buonasera. Buonasera, salutiamo la storia, buonasera, eccolo qui, consegna del premio al centro del palco per chi lo sport l'ha vissuto, chi lo sport l'ha vissuto in una maniera straordinaria, vincendo, trionfando alle Olimpiadi. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Proseguimento. Vabbè, saluta l'Italia, dai. No, aspetta, facciamo una cosa, il premio lo consegniamo tra poco, lo tieni, dobbiamo dare la pubblicità, visto che sei un grande conduttore devi restare con me, vieni, vieni avanti. Ok? Break.
mi devi comunque dire che tra tre minuti noi ritorniamo, perché c'è la fascia pubblicitaria. Ti do anche questo, io prendo il tuo premio, facciamo così. Va bene, è tutto chiaro. Vai il conduttore, siamo a posto. Vai, vai, prendi. No, sei bravissimo, ci proviamo. Ci vediamo dopo, eh? Su Sport Italia. Vabbè, timido, adesso è diventato rosso, è stato bravissimo. Italiano vero. Grazie mille. A tutti. Ci fermiamo? Sì, a tra poco. Pausa, non andate via. Ah, vuoi il premio? Vabbè, te lo do, dai. Sei stato bravo. Grazie mille, un simbolo dello sport. A tra poco su Sport Italia, sempre da Castiglione Fiorentino. Altri premi con il Fair Play Menarini, 20ª edizione. Vi aspettiamo. E allora, sempre in diretta su Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre 225 di Sky, la 20ª edizione, ma adesso, prima della consegna dei premi, torna per chi ovviamente in piazza, ma adesso da casa, potranno ammirarla, Desiree Capaldo! Buonasera Desiree, benvenuta, noi ce ne andiamo perché adesso davvero abbiamo... Buonasera. Eleganza. A tutti! Desiree ci canta Buonasera. Your Love di Ennio Morricone, giusto? Prego! Sì, esatto. Prego, grazie. Noi ti abbandoniamo, tutto tuo il palco. Grazie.
Complimenti! Complimenti! Bravissima. Anche sotto la pioggia. Vabbè, ma sei furba, ti do del tuo perché sei giovanissima e ovviamente ho visto che sei furba, hai fatto tre passi indietro, Adesso pure io conduco da qui questa sera, bravissima. No, complimenti! Per la voce, perché domani ho un impegno importante, quindi mi preservo la voce. E io domani ho l'impegno importante, ragazzi, quindi vengo qua sotto. Non canti. E io parlo più di tutti quanti, devo fare quindi anche a me serve la voce. Hai ragione. Però se vuoi posso cantare, tu condurre. Va bene, dai. Rimettetemi la base che canto io. Grazie Desiree Capaldo. Grazie a voi. Sei stata bravissima. Grazie, la magnifica voce di Desiree Capaldo. Grazie, Desiree Capaldo. Ok, adesso dobbiamo andare al prossimo premio del Fair Play Menarini con i valori sociali dello sport. Clip. Semplicemente diverso. Il professorino ha insegnato per anni il ruolo di terzino ai massimi livelli, onorando la maglia della Juventus e della Nazionale. Utilità ed affidabilità, i dogmi che ne hanno contraddistinto la carriera, impreziosita da una laurea che la dice lunga sul suo spessore culturale prima e personale poi. La partita più importante l'ha disputata dopo e l'ha vinta da par suo. Gianluca Pessotto è indispensabile. Chi lo conosce non ne può fare a meno e lo sport ha esattamente bisogno di gente così. I valori dello sport arriva dalla Juventus, Gianluca Pessotto. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Grande, buonasera. Gianluca Pessotto, complimenti. Una Juventus nel passato, nel presente e nel futuro, grazie, i valori dello sport e tu, scusami del tu, però mi posso mi permetto del tu, ovviamente bisogna insegnare a questi ragazzi e tu lavorando con il settore giovanile, con la primavera della Juventus, i ragazzi devono capire che prima del risultato c'è tutto il resto. Sì, beh, ovviamente buonasera a tutti, intanto per me è un grande onore essere qui, è un grande piacere che poter ricevere questo premio per i valori dello sport, che non sono solo quelli tecnici ma rappresentano anche un po' la figura, la persona. È un po' quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni con i ragazzi, e quello che ci diciamo sempre, che speriamo, è che lo sport sia di nuovo finalmente protagonista di insegnamenti, di educazione, perché attraverso lo sport si può educare molto. Purtroppo abbiamo la sensazione che si faccia poco sport, non solo a livello professionistico, ma parlo alla base, e quindi mi auguro che in futuro lo sport si riappropri di questa qualità, perché attraverso lo sport si può educare, si può educare bene. Dobbiamo anche dire che come Juventus state facendo un grandissimo lavoro, non solo tecnico ma anche comportamentale. Quest'anno per voi è stata una grandissima stagione, la finalissima persa con la Roma soltanto ai calci di rigore, è una Juventus, per aprire tre secondi la parentesi calcistica, che davvero è tornata a grandissimi livelli su tutti i fronti. Sì, beh, ovviamente i risultati della prima squadra sono agli occhi di tutti, sotto gli occhi di tutti, e noi siamo felici perché la prima squadra ci sta trascinando a lavorare ancora più seriamente. Ovviamente la soddisfazione più grande con i giovani è vedere la loro crescita quotidiana, continua, ma noi speriamo veramente che questi giovani possano essere i protagonisti del calcio italiano del domani, ma non solo attraverso le loro gesta tecniche, quelle saranno poi importanti, ma che siano un esempio veramente della scuola, non solo juventina ma anche italiana, come era in passato, di professionalità, serietà, determinazione, un po' quei valori che abbiamo intravisto anche nella nazionale all'ultimo europeo, purtroppo non coronate da un successo sportivo, però questo senso di attaccamento ai colori, no? Alla passione, alla determinazione, che un po' ci manca, no? Perché siamo un po' attaccati a altre cose un po' più effimere, e allora questo senso di appartenenza speriamo di riuscire a trasmetterlo. È il mio lavoro, è il lavoro di tutti quelli che sono nel settore giovanile della Juventus, è un po' questo. Comunque ringraziamo naturalmente gli organizzatori di questo premio Fair Play, ma soprattutto in questo caso, nel caso del ritiro della consegna del premio a Gianluca Pessotto, ringraziamo anche l'ufficio stampa della Juventus, sempre carini e disponibili. Mi hanno detto: mi raccomando, non far scendere Pessotto dal palco se non gli fai la domanda sul mercato. E io: ah no, ho sbagliato, ho capito male. C'è l'ufficio stampa lì che c'è l'ufficio stampa col fucile, ha detto: siccome tanto voi come televisione non vi occupate di calciomercato, mi raccomando non fare domande di calciomercato. Lui è troppo bravo, quindi Benatia, vogliono sapere i tifosi se arriva. Sì, ok, è arrivato, no, va bene, a posto. Pjanic, vinciamo lo scudetto. Chi è Benatia? Poi soprattutto vogliono sapere se arriva l'attaccante, se arriva Cavani. Arriva Cavani. Edinson, Edinson, no, niente. Era un altro, ma che... chi era? Non lo so. No, chi era? Il figlio di Siani, benvenuti al sud. Vabbè, ho capito tutto, ma arriva o non arriva? No, non si può dire, vabbè. Sono stato bravo, no? Ho fatto un po' di finte, però poi alla fine la domanda l'ho fatta, però. Consegniamo il premio a Gianluca Pessotto, grazie, un grande, e andiamo
eccoli qui, sta arrivando. Questore sindaco. Facciamo salire il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Agnelli che premio per sotto, vabbè, ma questo che è? Basta, ragazzi. E il questore di Arezzo, Enrico Boia. Prego. Ah, grazie, hai visto? Agnelli che consegna il premio a Pessotto. Benissimo, benvenuto Marotta. Eccolo qui. Ci mancava soltanto. Eccolo qui. La consegna del premio. Andiamo anche a sentire una battuta del sindaco, perché non si dice mai la fede, però comunque a prescindere dalla pioggia, che ovviamente capite, capirete che non è la colpa di nessuno qui questa sera, è del sindaco, però organizzazione con Angelo, con Chiara, davvero straordinaria, e complimenti anche al comune di Castiglion Fiorentino, perché siamo stati accolti, almeno parlo per conto mio, in maniera eccezionale, straordinaria. Complimenti sindaco. Ma io approfitto per ringraziare Michele e Giorgia, perché a proposito di valori, il fair play qui non l'ha fermato sicuramente la pioggia, ne avete dato una prova. A proposito di valori, per me è un onore premiare Gianluca Pessotto, il mio cognome tradisce anche le mie fedi calcistiche. Che non si doveva dire, no? Lo dico. Vabbè, abbiamo per detto. Quanto riguarda invece i valori di questa serata, vado oltre e penso... Mi dovete consentire anche un pensiero particolare in una serata alla fine anche di sport, di bello come questa, anche alle vittime della tragedia che c'è stata, l'incidente ferroviario di Andria. Quindi non ci dimentichiamo dei valori e non lo stiamo facendo, ma il ringraziamento è a chi sta conducendo questa serata con tenacia, nonostante qualche piccola avversità, dai. Ma con grande imprevisto. Professionalità state superando veramente tutto. Grazie di cuore. Grazie, una battuta anche al questore Enrico Moia, perché davvero grazie. È stata un'organizzazione capillare sotto tutti i punti di vista. È la mia fede altrettanto nota, la cravatta lo sta a testimoniare, stampa, e la Juventus è uno stile di vita, un grande applauso al nuovo gruppo dirigenziale. Pessotto, basta, qua giocate tutti in casa, vuole riparlare Agnelli, cosa c'è? Sindaco. Il patrono della città di Castiglion Fiorentino è San Michele, e io ti devo mettere la spilla di San Michele. Ma mica c'è la telecamerina che mi devi controllare. No, non è una microchip, questo è un piccolo dono che ti facciamo a Michele Criscitiello, il patrono di Castiglion Fiorentino. Allora sindaco, sei stato eccezionale, davvero ti ringrazio, grazie mille sindaco e complimenti. Gianluca Pessotto, grazie all'ufficio stampa della Juventus, grazie. Questore, grazie mille, gentilissimi, molto molto bene. Il prossimo premio, andiamo subito a Giorgio Crivello, sì? Perché dobbiamo andare ancora con un premio. In questo momento si va a cavallo, sì? E questa è questo è davvero un premio sempre sport oltre lo sport, assolutamente. Clip, vediamo il prossimo protagonista. Cavallerizza italiana, atleta paralimpica, specialista nel dressage, campionessa del mondo di equitazione 9 volte, la numero 1 in Italia, 3 volte sul podio dei campionati europei, ha sfiorato anche il podio mondiale nel 2010 e ha ottenuto anche il 4º posto alle Paralimpiadi di Londra nel 2012. Sara Morganti non ha bisogno di presentazioni, una campionessa al galoppo. Morganti, buonasera e benvenuta. Eccola Sara, ben ciao, ritrovata Sara. E benvenuta. Buonasera, prima della consegna del premio. Ovviamente sappiamo benissimo che è un valore importante, come abbiamo già detto in precedenza, lo sport oltre lo sport, e in questa maniera ovviamente è anche un segno di forza, anche una, diciamo, una dimostrazione a non mollare mai. Sicuramente lo sport ci insegna a non mollare mai. Nella vita incontriamo diversi ostacoli e lo sport ci insegna assolutamente a trovare delle strade alternative per superarle. Lo sport ci insegna a fare tutto questo nel rispetto degli altri, nel rispetto delle regole. Pertanto il fair play è sport ed è vita. E io ci credo fermamente. Cerco di comportarmi nella vita di tutti i giorni e nello sport nel modo più leale possibile. E spero che si possa sempre più comprendere quanto lo sport possa insegnare ai ragazzi, ma non solo alle persone con disabilità, ma proprio ai ragazzi, ad andare oltre. Sicuramente la cosa che mi ha insegnato è stata che
quello che mi appariva essere un limite assoluto, quindi qualcosa di insuperabile, nella realtà era un ostacolo che poteva essere superato. E mi è servito tantissimo e continua a servirmi ogni giorno, ed è il valore più grande che possa avere la pratica dello sport, del mio sport, ma di qualsiasi sport in assoluto. Un grande applauso prima della consegna del premio, un esempio e una dimostrazione di come si deve e si può vivere il mondo dello sport. Arriva il premio e per arrivano... la premiazione, sì, Luca Galimberti, testimonia del premio Fair Play, e il tenente colonnello Gianfranco De Crescenzo. Vice comandante provinciale dei Carabinieri. Buonasera, benvenuti, eccoci. Buonasera, ben ritrovato, piacere. Eccolo qui, la consegna del premio al centro del palco per la nostra Sara Morganti, con un oro in bacheca. Eccolo qui, foto per i nostri appassionati e per la nostra piazza. Davvero, complimenti. Eccola qui, il pieno di premi per Sara Morganti. Grazie mille. Allora, aiuto io. Eccoci qua, grazie mille. Grazie di cuore, veramente, sono onorata. Grazie. Sara Morganti. Il microfono, Crivello, sì, è tuo. Prego. Eccoci grazie. Qua, il premio, un aiuto cortesemente. Considerata a livello femminile la più grande interprete della storia del windsurf, Alessandra Sensini sale per la prima volta su una tavola nel 1982 e da lì inizia la sua straordinaria carriera. 6 Olimpiadi alle spalle con 4 medaglie consecutive, un oro, 2 bronzi e un argento. Campionessa mondiale per 4 volte e 5 volte campionessa europea. Una vita per il vento è il titolo del suo libro e lo slogan che riassume il suo grandioso percorso sportivo. Velista italiano, un oro olimpico, 4 ori mondiali e poi davvero 5 ori. Qui arriva lei, perché siccome c'è l'acqua, c'è anche l'acquazzone. Alessandra Sensini, buonasera, benvenuta. Ho capito che arriva l'acqua, però adesso... Buonasera Alessandra. Allora, questa è tutta roba tua adesso. Eccoci qui. Guardate, adesso non solo piove, c'è la grandine del diluvio. No, basta. Io mi devo laureare venerdì, Michele. Non sì, posso allora, ammalarmi. Facciamo una cosa. Questa volta ci facciamo ci un passo dietro. Qua. La regia si arrabbierà perché però l'inquadratura, la luce. Adesso davvero stiamo esagerando. Allora, mi scrivono soprattutto dagli autori. Alessandra Sensini, eccolo qua, arriva il microfono. Quanta forza e quanto cuore ci vogliono nello sport, a tuo parere? Tu che davvero lo sport l'hai vissuto con grandissimi risultati, Alessandra Sensini. Tanta forza e tanto cuore, perché senza la passione e senza il cuore è difficile riuscire a dare quel qualcosa di più e qualche volta arrivare all'arrivo stremati e magari anche vittoriosi, insomma, è la cosa più bella, quindi sì, soprattutto il cuore serve tantissimo. Il momento più bello della tua carriera qual è stato? In quale momento e soprattutto l'emozione più grande, la gioia più grande in una carriera davvero straordinaria per te, Alessandra? No, ho avuto la fortuna di, insomma, di averne tanti di questi momenti, però diciamo il momento più bello sicuramente rimane l'oro di Sydney nel 2000, quando praticamente sono entrata nell'ultima regata che potevo fare solo una cosa, vincerla, perché la tedesca era avanti a me di un punto, quindi io dovevo batterla e insomma fare troppi calcoli diventava troppo difficile. Allora ho detto ok, so che devo entrare e vincere la regata, ed è stato un duello pazzesco perché la regata è durata 50 minuti e era un continuo sorpassarsi tra me e lei, e poi c'è stato anche un momento dove sono caduta, ero vicino a una punta dove c'erano i miei con e i suoi, quindi io, i suoi che mi facevano bu, i miei che mi dicevano forza. È stata una cosa un po' particolare perché poi noi siamo normalmente sempre in mezzo al mare e invece quella volta lì sembrava di stare dentro uno stadio. Arriviamo allora alla consegna del premio, Giorgia. Sul palco direttore risorse umane del gruppo Menarini, Ennio Troiani. Ennio Troiano, buonasera. Con 3 ori olimpici, ex tuffatore Klaus Di Biasi. Buonasera, piacere, sera. Buonasera, eccoci qua. Buonasera. E allora qui dobbiamo, in questo momento vi evito la pioggia, quindi siamo un po' più stretti, però vi evito. Qui stiamo consegnando il premio davvero ad una grande dimostrazione di sport e soprattutto
colei che ha scritto pagine indimenticabili. Un piccolo passaggio, eccolo qui, microfono. Olandesi. Eccoci qua. Quando erano venuti gli olandesi a Roma, a Ostia, a portare le prime tavole a vela, allora io ero uno dei primi a provare questo attrezzo. Besti Farietto, grande dimostrazione di sport, la Senzini davvero ha scritto pagine di storia straordinaria. Una campionessa eccezionale, ma soprattutto in linea col fair play, è questo che noi premiamo, prima delle vittorie, prima di tutto ciò che rappresenta medaglie. Lei è stata corretta, onesta, sempre rispettosa delle regole, grintosa e ha vinto con le sue forze. Un applauso, grazie, consegna del premio. Grazie. Per un personaggio storico del nostro sport, Alessandra Senzini, grazie, grazie mille. E allora il prossimo premio per quanto riguarda il premio Fair Play Menarini, personaggio mito, con un personaggio che davvero in tutti conoscono, Chetel André Aumont. Vediamo la clip. Erano gli anni di Alberto Tomba in Italia e di Chetil André Aumont in Norvegia, erano i meravigliosi anni 90, ha fatto la storia dello sci e con le sue 8 medaglie, tra le quali 4 ori, il più titolato sciatore alpino nella storia dei giochi olimpici invernali, è l'emblema dello sciatore polivalente. Nel 1994 l'apice con la vittoria nella Coppa del Mondo, con i suoi 62 podi ha conquistato un'intera generazione che con lui è cresciuta e con lui si è innamorata del circo bianco. André Aumont, eccolo qui, diciamo che per tanti anni gli italiani non è che proprio l'hanno sorretto. Benvenuto, benvenuto. Come eccolo, arriva il primo bacio della serata al diluvio universale, complimenti. In Italia ci trattiamo bene in questo caso. Come hai vissuto la grandissima rivalità con Alberto Tomba? You know, it was great to compete with Alberto. I had my debut, I was 16 years old, it was in Oppdal in Norway. L'ho incontrato la prima volta quando ero molto piccolo, ci siamo incontrati in Norvegia. Era dopo le Olimpiadi del 1988 e l'ho visto di fronte a me. E ho pensato, beh, non è così alto. Anch'io ero molto basso all'epoca, era piccolo. Ed è sempre difficile competere contro di lui, è un grande campione. Sei lo sciatore più titolato, praticamente, non temi che qualcuno ti possa rubare questo record prima o poi? Yeah, of course, I'm certo. Following it. I'm really scared. Every year, sono molto spaventato che possa succedere. E ogni anno controllo come vanno i campionati, so guardo i personaggi della classifica e penso di tirargli un calcio verso il basso. Healthy, so. E allora, arriva il premio, arriva con il dirigente Consult Invest Spa, con Mauro Sereni. Buonasera, direttore, ben ritrovato e benvenuto sul nostro palco. Buonasera, complimenti, complimenti. Abbiamo anche Manuela di Centa, con 2 ori olimpici, ex sciatrice. Grandissimo, anche qui un pezzo di storia italiano. Buonasera, benvenuta, grazie mille, grazie. Siamo un po' stretti perché vi sto evitando il diluvio. Ecco. E allora, andiamo allora un passo alla volta, perché qui stiamo parlando davvero dello sci che ha fatto la storia non solo italiano, ovviamente abbiamo qui uno sci straordinario, uno sport che ha scritto pagine. E l'abbraccio l'ho visto bello caloroso. Intanto ringraziamo per la serata, perché siamo in clima di neve, quindi è bellissima. Ora arriva anche la Noi amiamo la neve. In particolare in Norvegia tutti amano la neve e io devo dire che sono da sempre innamorata di questo paese, che mi ha regalato momenti straordinari, specialmente con l'Olimpiade di Lillehammer, dove Aumont ed io eravamo insieme ad aspettare le medaglie. Abbiamo avuto anche questo momento di particolare godimento di quello che per un atleta è l'anticamera, il momento prima di ricevere la medaglia. E lui viene da un paese veramente straordinario e credo che l'amore per la neve l'abbia portato, e lui ne rappresenta proprio l'uomo, la persona, l'atleta, rappresenti quello che è veramente l'amore verso uno sport, quello della neve,
e tutte le sue medaglie, ma non solo, i momenti difficili che lui ha attraversato nella sua carriera, e la capacità di rialzarsi con gioia, con amore, con forza, con voglia di sciare, che vuol dire voglia di vivere la sua vita a pieno nelle cose che ama. Questo è la persona di Omod, questo è la splendida persona che è veramente unica, non solo perché ha vinto, è quello che ha vinto di più negli sport invernali, ma non solo per questo, perché è una persona che ha saputo rialzarsi e tornare dove era il suo posto, cioè a vincere. Complimenti, complimenti. Direttore Sereni, grazie Emanuela, grazie. Bellissime parole. Just a lot of money in the bank now. Siamo un po' stretti. Omod, aspetta un attimo perché qui dobbiamo ancora, qui perdiamo i fogli, perdiamo tutto, ma nel frattempo tomba Omod. Dobbiamo dire che non abbiamo tifato per lui, diciamo. Non abbiamo tifato per lui. No, non, guarda, ascolta, io è da ieri che io e lui abbiamo un rapporto un po' conflittuale. Addirittura? Sì, perché... Ole ole, forza. Non mi far dire. Fermiamoci allora. No, no, io credo che io ieri gli ho detto, pensavo che fosse un giocatore di tennis, ma scherzando, molto bene. Ma lui mi ha guardato malissimo. Molto bene. Consegniamo il premio, grandissimo riconoscimento. E allora, passo in avanti per il nostro fotografo, adesso un po' di pioggia bisogna beccarsela. Prego, prego, al centro del nostro palco, okay, per il premio per Kjetil André Omod, ex sciatore in Norvegia, 4 ori olimpici, foto di rito, e grazie ai nostri ospiti e personaggi. Dobbiamo andare subito adesso, grazie mille Omod, grazie, grazie mille. E allora, dobbiamo andare in fascia pubblicitaria. Grazie ragazzi, un passo in avanti, grazie mille e buon proseguo di serata. Grazie. Vieni Crivello, vieni qui, sì, sono qua. Le intemperie. Prossimo indietro. Allora, faccio un passo indietro. Sì. Ma davvero stai insistendo a maniera... Però un applauso per loro coraggiosi, io sì, lo faccio. Okay. Lui soprattutto senza ombrello. Sono rimasti in cinque. L'unico. Sono Ma rimasti niente. In cinque, però dobbiamo dire la verità. Sono rimasti in cinque. E allora, sport e vita e la prossima clip prima dell'ultima pausa pubblicitaria con un premio. Menarini, sport e vita per l'ex velocista in Francia, 3 ori olimpici, 200-400 metri, Marie-José Perec. La sua storia è davvero straordinaria. Stiamo parlando di un ex atleta francese capace di vincere 3 medaglie d'oro olimpiche su 200 e 400 metri piani. Stiamo parlando di Marie-José Perec, campionessa sia con le scarpe da ginnastica, quando tra il 94 e il 2004 non fa altro che vincere, riuscendo persino nell'impresa di realizzare la doppietta 200-400 ai Giochi Olimpici di Atlanta 96, ma anche con l'abito da sera, visto che dopo il suo ritiro si è impegnata in diverse attività legate al mondo dello sport. Una carriera che parla da sola per la Perec, che nel 2013 viene più che meritatamente inserita nella Hall of Athletics della IAF. You know, Perec, eccolo qui, andiamo subito, prego, prego, grandissimo, con un riconoscimento e con la storia, prego. Vabbè, un altro gigante comunque. No, vabbè, io me ne vado, eh. Buonasera. Complimenti, straordinaria. Riconoscimento importante, e anche perché lo sport è l'ennesima dimostrazione come questo premio del Fair Play, che può essere davvero un segno importante per i più giovani che si affacciano per la prima volta anche a questo sport. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per questa meravigliosa occasione di essere qui con voi stasera. Voglio anche ringraziare e fare le mie congratulazioni a Openant, che abbiamo visto oggi. Oggi abbiamo visto i vari premi. E per me è meraviglioso essere qui con voi stasera. È un onore, un grande onore. Perché è estremamente importante il fair play nello sport, è un valore assoluto, è come parlare di tanti valori che lo sport può dare, ma il fair play è il valore assolutamente più importante. Credo che stasera gli atleti abbiano portato questo messaggio, questo messaggio sul fair play, perché è il nostro futuro, pertanto dobbiamo parlare con i giovani
lo sport. It's really what we have to do. Ciò che dobbiamo fare. Well, I am just happy. Sono veramente allora, emozionata, scusate, e felice di essere bravissimo, qui. Bravissimo, andiamo stasera. Subito con la consegna del premio e possiamo far salire, sì. Che bello. Dal Ministero del Lavoro di Arezzo, Patrizia Macchione, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Andrea Tesi. Eccoci, buonasera, buonasera per la consegna del premio. E allora, un passo avanti, non troppo perché altrimenti... Prego, piccolo passo avanti soltanto per i fotografi, noi facciamo un passo indietro, perché in cinque non ci stiamo qui a favore. Lasciamo davanti i protagonisti. Lasciamo. Prego, consegna del premio. Patrizia Macchione, Ministero Lavoro di Arezzo, con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Andrea Tesi. Grazie mille e complimenti ai nostri fotografi pronti per immortalare questo momento ed è l'ultimo premio della penultima parte. Grazie, grazie mille. Alla prossima e complimenti. Grazie, benvenuto. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie colonnello, grazie. Thank you, bye. Prego, eccoci qua. Ci dobbiamo fermare e allora linea alla regia, tra poco l'ultima parte del premio di questa ventesima edizione. L'abbiamo aspettata la ventesima edizione, hai visto? Premio internazionale Fair Play Menarini, a tra poco per l'ultimo giro, ultima corsa. Ultima pioggia. Andiamo con il prossimo premio Fair Play Menarini con un modello per i giovani. Peter Phil. Vincitore di due medaglie e una Coppa del Mondo di discesa libera, particolarmente portato per le specialità veloci, ma comunque capace di destreggiarsi anche in slalom speciale e gigante. Peter Phil è stato il primo italiano a salire sul podio nella specialità della super combinata nella stagione della sua introduzione in Coppa del Mondo nel 2006. Medaglia d'argento mondiale nel 2009 nella super gigante, bronzo nella super combinata 2011, vincitore della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2016, portando per la prima volta il trofeo maschile in Italia. Una vita per lo sport e un modello per i giovani. Campione del mondo di discesa, buonasera Peter Phil, benvenuto in piazza del municipio Castiglione Fiorentino. Buonasera, siamo arrivati qui con i pezzi grossi. Buonasera. Complimenti, benvenuto, è davvero un'icona, ma soprattutto il premio Fair Play, come si riesce ad essere campione e allo stesso tempo un modello per i giovani. Sì, buonasera a tutti, sì, per me veramente un onore essere qua e mi fa molto felice ricevere questo premio qua, perché vuol dire che hai fatto qualcosa di buono nella tua vita e devo ringraziare il CSI per la nominazione e niente, contento di essere qua. Andiamo con la consegna del premio per... Vai. L'amministratrice Ital Preziosi S.P.A. Ivana Ciabatti. Buonasera, Carlo Faraci, presidente CSI Toscana. Buonasera, benvenuta alla consegna del premio, prego. Buonasera signora. Eccoci qui, siamo rimasti in pochi ma buoni. Buonasera, prego, eccoci qui. Andiamo con la targa per Peter Phil. Eccolo qui, il campione italiano di discesa con un trionfo dietro l'altro. Eccolo qui, la consegna del premio. Questo lo tengo io il microfono, così almeno troppi premi. Foto a favore di camera e foto per i nostri quattro ospiti, grazie. Grazie mille a Peter Phil, foto ricordo. Grazie Peter. Grazie mille, grazie. Complimenti davvero, complimenti. Abbiamo il penultimo premio di serata, il premio Fair Play Menarini, la carriera Fair Play per Bernard Reitzmann. Andiamo subito con l'ex pallavolista brasiliano, un argento olimpico, un argento mondiale. Clip. Inserito nella Volleyball Hall of Fame nel 2005. Una carriera in campo dal 69 al 90, partecipando a 3 edizioni dei Giochi Olimpici e 3 edizioni dei Campionati del Mondo. Una bacheca suggestiva, con premi e riconoscimenti in tutto il mondo e un lunghissimo percorso da dirigente sportivo. Bernard Reitzmann ha rappresentato il volley nel segno del fair play e del rispetto dei valori dello sport. Pallavolista brasiliano Bernard Reitzmann, buonasera, eccolo qui, benvenuto. Non è il tempo del Brasile, però. Buonasera Italia. Buonasera Italia. Buonasera a tutti.
allora, lei preferisce le spiagge del Brasile di Rio o la pioggia dell'Italia? Guarda, eccolo qua, questa moto. La pioggia anche è una roba bella, perché sai, il cuore, la gente che non si va, c'è qua Cantagalli, il grosso amico che ci accompagna. A proposito di Cantagalli, era meglio la sua battuta oppure del bazooka Cantagalli? Sì, la battuta che facevo io non si fa, no? Perché adesso non ci sono il soffitto alto da farlo fuori Brasile. Okay, quindi altezza, la palla andava a 35 metri in altezza, no? A Rio ci stiamo preparando bene per le Olimpiadi? Benissimo, tutto bene? Sono capo della missione brasiliana, sì. Siamo a lavorare tantissimo e sono qua nel grosso onore. Ho lasciato la delegazione brasiliana che oggi è con il Presidente della Repubblica del Brasile da dire grazie per ricevere questo onore grandioso che è il premio Fair Play. Arriva, eccolo, Angelo Morelli e Gian Nicola, presidente della giuria. Eccolo, eccoli qui i nostri amici per premiare un grandissimo della pallavolo mondiale. Buonasera, buonasera. Questo... Eccolo, Angelo, benvenuto. Prego. Eccolo qui. Siamo un po' stretti. Grazie. Un'icona della pallavolo arriva direttamente dal Brasile e qui stiamo dicendo davvero è un appuntamento con la storia. Io penso che nessuna... grande atleta al mondo avrebbe accettato pochissimi giorni prima dell'inizio di un evento come le Olimpiadi di venire qui a ricevere questo premio. Dobbiamo veramente essere grato a Bernard per la dimostrazione di straordinario attaccamento all'Italia e di comprensione del valore di questo premio che noi siamo fieri di avergli attribuito. È veramente un grande e lo ha dimostrato anche questa sera Angelo. Beh, noi siamo lieti che Bernardo, che è un vecchio amico, sia qua perché porta avanti i valori del fair play, dell'etica in qualità sia di atleta ma in qualità di membro CIO e anche capo delegazione, dobbiamo dire, oltretutto del Brasile ai prossimi giochi di Rio, e quindi credo a 20 giorni dalle Olimpiadi non lo avrebbe fatto certamente nemmeno un grande nome. Grazie Bernardo. Grazie. E facciamogli gli auguri per le Olimpiadi, per il successo. Facciamogli gli auguri. Un break in Italia, tornare alla mia seconda patria prima del momento più importante del Brasile sportivo, è un grossissimo onore, mi carica di voglia di fare e mostrare quello che il popolo brasiliano è capace di fare con grandiosissimi giochi olimpici. È tutto pronto e mostreremo quella qualità che abbiamo fatto e che abbiamo promesso di farlo per tutto il mondo. Grazie tanto a voi. Grazie, grazie mille e davvero complimenti. Buon rientro in Brasile, in bocca al lupo per le Olimpiadi. Grazie, grazie mille. Buon proseguimento. Grazie. Abbiamo ancora l'ultimo premio, sempre per il premio Fair Play Menarini con Sport e Solidarietà. E quindi questo è l'ultimo premio della serata. Prima dei saluti, vi ricordo poi su Sport Italia l'appuntamento con Speciale Calciomercato in primo piano, l'acquisto della Juventus. Prima abbiamo un po' scherzato. Ma ci mettiamo qua sotto l'acqua. Sì, ci mettiamo sotto l'acqua, ci mettiamo nella sala consiliare. Acquisto della Juventus domani, notizia che ti posso dire, anche se ovviamente stiamo parlando di altro, però comunque notizia che interessa a tutti i nostri telespettatori, con Mehdi Benatia che domani farà le visite mediche con la Juventus, quindi nuovo giocatore bianconero domani farà le visite mediche, notizia che vi possiamo dare. E allora, Sport e Solidarietà, ex tennista spagnolo, 15 titoli singoli, 50 nel doppio, Emilio Sanchez. Clip, grazie. Specialista della Terra Rossa, Emilio Sanchez ha vinto per 3 volte un torneo del Grande Slam nel doppio maschile. Ha fatto a lungo parte della squadra spagnola della Coppa Davis, che ha guidato anche come capitano per 3 anni. Complessivamente in carriera ha vinto 65 tornei. Nel 2010 ha creato la Fondazione Emilio Sanchez Vicario per promuovere il tennis tra le persone con disabilità fisiche, intellettuali e sensoriali. Tennis e studi. Un mondo, quello del tennis, che Emilio Sanchez ha interpretato da protagonista, sempre attento ai valori dello sport e della solidarietà. Eccolo, Emilio Sanchez, complimenti, la clip ha riassunto quella che è stata praticamente una storia e soprattutto, eccola qui la nostra Giorgio Crivello, per una fondazione, perché parliamo di premio Fair Play, fondazione che porta il suo nome, da dove è nata l'idea, ma soprattutto come si sostiene una fondazione così importante. Buonasera, io mi dedico principalmente all'educazione dei ragazzi che vogliono diventare tennisti e studiano,
E abbiamo avuto tanto successo con Andy Murray, con Ivanovic, Kuznetsova, che sono usciti dalla nostra scuola, ma è una cosa che facevo come business. E alla fine ho detto devo fare qualcosa per la gente, no? Abbiamo creato questa fondazione che si dedica a aiutare quei gruppi con discapacità. Facciamo una scuola a Siviglia per autismo, una scuola a Toledo per sedie a rotelle, un'altra scuola a Madrid per sindrome di Down e a Barcellona per quelli che hanno problemi cerebrali. Allora, questa è una cosa che mi motiva molto, perché questa gente, grazie allo sport della racchetta, vivono meglio. È una cosa speciale per noi, che abbiamo ricevuto tanto della gente e dello sport, dare di ritorno è molto bello. Beh, assolutamente un premio straordinario per quello che ha fatto insieme alla sua fondazione Emilio Sanchez. E arriva il premio con Ennio Troiano che ritorna in diretta. Dovrebbe esserci Agostino Bagnale, ma vedo Gruppo Menarini. Buonasera e benvenuto, direttore, ben ritrovato. Buonasera, benvenuto. Allora, grazie. Prego, per il premio mi tocca un po' di pioggia e purtroppo bisogna fare due passi in avanti. Eccoci. Grazie. Qui. Consegna del premio per Emilio Sanchez con la sua fondazione. Ci ha spiegato ovviamente tutti i motivi di un'organizzazione davvero straordinaria. Questa è la dimostrazione di quello che si può fare anche a, diciamo, quando ormai la carriera è finita. Grazie alla Menarini, a tutti gli sponsor e all'organizzazione, perché per uno di fuori ricevere un premio così in un altro paese, anche se io sono mezzo italiano, è un grande onore e vi ringrazio di cuore, anche se questa pioggia dovete rimparare del tennis. In tennis quando piove non si gioca. Quindi ce ne andiamo. E allora lo poteva dire prima, perché a fine trasmissione l'ha detto, lo dobbiamo dire due ore prima. E allora, di sicuro la fondazione è un modo per stare vicini a coloro che ovviamente sono più sfortunati. Ragazzi, ovviamente che hanno bisogno, sempre comunque bisogno di qualcuno sia come un obiettivo, un personaggio che li aiuti. Posso aiutarli, ovviamente. Gruppo Menarini è sempre vicino a queste dimostrazioni, ma soprattutto a queste organizzazioni ed iniziative. Sì, e ha un premiato come Emilio Sanchez. Ci ha insegnato la cultura del tennis in quei pomeriggi interminabili negli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, quando sulla terra rossa faceva quelle maratone lunghissime, e ci ha insegnato la cultura del tennis, dello sport in generale. Si merita il premio. Premio lo consegniamo, grazie mille, complimenti davvero, noi siamo giunti davvero in chiusura, complimenti ad Emilio Sanchez per quanto ha fatto nella sua carriera. Io chiedo di salire sul palco per i saluti finali, però adesso anche loro prenderanno un po' di pioggia, agli organizzatori che non hanno lasciato nulla al caso, un'organizzazione straordinaria con ospiti eccezionali, Chiara Fatai, Angelo Morelli. Chiara, Angelo, benvenuti per i saluti finali e complimenti, saluti di rito. Allora, chi lavora 364 giorni per un'organizzazione e poi basta un giorno per... Allora, Chiara, sei stata straordinaria. Angelo, eccoli qui, prego. Al centro del palco ci prendiamo l'ultima... Sta succedendo? Prendiamoci l'ultima pioggerellina. No, vieni, Chiara, no, ti tocca, Chiara, vieni. Eccola qui, prendiamoci... No, devi fare un applauso cortesemente ai quattro che sono rimasti dal primo all'ultimo, dal primo al novantesimo. Meritano veramente, hanno veramente resistito. È stata la festa dello sport. Diciamo che questo battesimo di 20 anni andava battezzato, quindi l'albero. E l'abbiamo battezzato. Angelo. Ma è una ventesima edizione bellissima, con tanti personaggi, a parte l'acqua, che siamo soddisfatti di come è andata, grazie a quei campioni che hanno lasciato la loro attività, hanno lasciato il loro lavoro e anche dalla mattina alla sera sono venuti a testimoniare, a fare il passaggio di testimone ai nuovi ambasciatori del Fair Play, che quest'anno raggiungono o superano le 300 unità. Quindi grazie a tutti. Bene, grazie mille. Volevo anche, vai, siccome prego, ho avuto l'occasione, abbiamo avuto due testimonial, ma il terzo mancava perché c'è stata Ivan Origone. È un consuetudinalmente viene. Sì, buonasera a tutti, mi spiace per il tempo, perché capisco il lavoro enorme che c'è dietro un'organizzazione del genere e sicuramente la pioggia non fa piacere. Comunque complimenti ai presentatori che hanno fatto un ottimo lavoro. Grazie a te. Agli organizzatori, grazie Chiara, grazie ad Angelo. E allora, Crivello, adesso ci fai una bella foto in chiusura.